Sapevo che qualcuno sarebbe venuto ad aiutarmi. Aspetta, signor, devo far giro. Aspetta. Non la vedo, signor. Il cane mi blocca. Cane, pecore, che cavolo so. Ok. Eccola qua, sta dentro la signora. Vediamo un po'. Leggo i tarocchi per gente potente e qualcuno crede che la influenzi. Vogliono farmi del male. Chissà Ho perché. Ho visto i miei nemici in un sogno. Seguimi, avvertirò la loro presenza. Dove porti? Tu, cittadino, morirai presto. Cosa? A posto, regà. Cittadina, sento che vostro marito ha un amante. Domando nel scusa. Nel sogno, uno dei miei sicari era un campagnolo, un contadino. Non posso fare 20 cose contemporaneamente, regà. Sento una presenza. Sì, uno dei miei nemici è qui, è sicuro, è lui. È stato avvertito. Silenzio. Tanto lei può morire, raga, perciò non c'è problema. Vai, signor. Lo depredo anche. Ah, non era lui l'obiettivo. Madonna, com'è morto brutto, raga. Aspettate. Il contadino. No, il cittadino. Ecco. Cristo! Ecco, me signor. Andiamo, signor. Hai visto come so bravo? Hai visto come so brava? Che efficienza! Sento che sta per piovere. Madonna, raga, questa sente tutte le disgrazie, ma che è? Ma comincia a preoccupare la cosa. Ora ricordo! Un soldato vuole uccidermi! Cerca un uomo in uniforme! Che piove! Una no, voce vabbè. Mi parla. Un uomo con cattive intenzioni. Ti riduco la spina dorsale in bocca! A est! No! Est? O nord? Non saprei! Forse sud? Fermati, stronzo! Ho un messaggio per te! Certo, questo che mi chiama sempre stronzo, regà, però anche no, eh. Quello, come nel mio sogno. Ma chi? Ah, regà, a me questa mi comincia a sembrare un po' psicolabile, però. Eccolo qua. Ok. Il problema, regà, è che c'è un boato di gente. Quello al centro, Cosa stai facendo? Porcaccio, chi so io? Salve. Spedito all'altro mondo. Va bene. Ho la netta sensazione
che un uomo che si occupa di legge mi voglia male. Un avvocato. Qui c'è un uomo capace di orribili violenze. Oh, domando scusa, sei tu? Eppure qualcuno si annida qui per uccidermi. Là. Ma là dove? Ma come lo vedi pure tu? Tanto tu fai silenzio. Così, a caso. C'è un forziere? Sì. Fantastico. Cioè, vedete quanti oggetti ci sono da raccogliere, raga? Per ogni zona. Spettacolare. Salito in cielo. Hai visto? Aspetta. Ok. Dai, signor. Ma quanto dura? Un tipo strano. Sì, rivedo il suo viso. Un avvocato corrotto. Un bandito. Pane avvelenato e hai il coraggio di farti vedere in giro. Ma so, passare. Le vibrazioni del pericolo ci circondano. È un gesto unico, esatto. Ah, l'uomo del mio sogno. Come mi inzica fa a vederlo, regà? Mi aiuto io! Non pitié! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir! E vabbè! La rivoluzione. Grazie, amico mio. Sento che hai intrapreso una via difficile. Ti auguro fortuna. Niente di che, sto ricordo, raga. Dovrebbe essere un forziere. Torna subito. Ladro, qualcuno mi aiuti, è un ladro addosso. Prendete quel ladro, qualcuno mi aiuti. Oh. Ho capito, signor, vado io. Amico mio. Sacco di problemi, amico mio. Cos'è sta roba? Ok. I fedeli hanno trovato un corpo a Notre Dame. I burloni lo chiamano il penitente. Dunque giustizia è stata fatta? Non del tutto. Sivert aveva un complice la notte della morte di De La Serre. È stato lui a ucciderlo. Questo solleva molte domande. Che hai scoperto?
Lavorava con un uomo chiamato Roi de Thun. Il re dei mendicanti, ne sei certo? Lo conosci? Di fama. I mendicanti gli versano tributi. Ma quell'uomo è un fantasma. Abbiamo mandato 3 assassini a cercarlo. 2 non hanno trovato tracce. Il terzo è scomparso. Ecco. Lo troverò. Sivera ha incontrato un suo tirapiedi. Lo devo alla memoria di De La Serre. Scoprirò la verità. Magari ci riuscirai. Ti sei dimostrato un vero assassino oggi. E un vero assassino ha bisogno di armi adeguate. Quindi la lama nascosta e le bombe fumogene non erano niente, eh? La lama fantasma. Una piccola miglioria rispetto alla lama degli assassini. Ovunque andrai ti permetterà di evitare il contatto col nemico. Oh. Bene. Assassino, il consiglio ti incarica di andare alla corte dei miracoli. Trova l'agente templare Roi de Thun. Scopri i suoi segreti e dagli la pace. Uno per il colpo rapido. Ok. Ma che ci sta una cassa? No. È fuori allora. Un botto di mappa da scoprire e fino a lì devo arrivare. Allora facciamo così, ragazzi, andiamo per gradi. Ciao bello. Ciao bello. Piano piano. Anche perché, ragazzi, se non vedo dove vado potrebbe essere un problema sto fatto. Madonna, sti caricamenti. Ok. Venga qui un momento, padre. Ma parole. Bonjour. Ah, aspettate, raga, non avevo visto, scusate. Dai. Proviamolo, raga. Al massimo farmeremo di più se non riusciamo a farlo. Allora. Thank you.
tranquillo. C'è molto di peggio. Sono stato nelle colonie anni fa. Laggiù è orribile. Tieni sempre la mano sul borsello e te la caverai. Buono. Cerchiamo un attimo di capire la situazione. Sento qualcuno urlare, regà, ma non capisco da dove. Eccoti qua, il tirapiedi del Roi de Thun. Bello, no? I bravi parigini fanno la carità più agli storpi che a chi è sano. Il Roi de Thun vede in questa insulsaggine
un'ottima opportunità per motivare i suoi sottoposti meno abili. Quell'uomo ha perso un piede. Ora potresti irrompere là, causare scompiglio e far rintanare i ratti nelle loro tane. Oppure puoi nasconderti nella calca e seguire i ratti fino al loro re. In ogni caso, quell'uomo ha perso il piede. Finito. Portatelo alla clinica per la cauterizzazione e poi rispeditelo in strada. Forza, tirati su. Apprezzo il consiglio. Poverino. Non ancora. Ma tu chi sei davvero? E perché mi aiuti? Oh, ti tengo d'occhio da un bel po' ormai, Erno. Ritengo mio sommo dovere soccorrere tutti coloro che sono stati incatenati con me alla Bastiglia. Ed è mio legittimo desiderio vedere il re dei ratti preso in trappola. Ok. Quanto al nome, hai davanti a te Donatien Alphonse François, Marchese de Sade. Vieni a farmi visita quando ti stancherai di questa feccia. Ah, eh. Oh, gran bella scia. Buona fortuna. Buona fortuna? Della serie cavatela da solo? Di notte ormai fa freddo. Sembri tranquillo. So dove sono i camini. Che camini? Quelli che sua grazia ha messo quando ha preso il potere. Ma non li vedo, raga. Dormi sopra quelli e starei al caldo come un bebè. Ils l'ont bastonné sur le moindre motif. Et c'est moi qui devrais faire attention à Mehdi. Ah, c'est bon. Svelti voi, sua grazia non tollera i ritardi. Seigneur, quelle est... Qu'est-ce qu'on se rend compte? Ouais, et qu'en est-il de la morsure que nous a pas été? Heureusement que j'ai l'estomac à la cocher. Il aime ses coups. Fate troppo casino. Signor Latouche, prestate sempre cure mediche agli sventurati? Verrà il tuo turno, libertino. Prima di quanto pensi, direi. Ma che preso, ma che preso, che hai preso, assore, l'hai preso. Qualcuno, dov'è ora? Forza, cerchiamo di attirare. Perché m'ha visto il bersaglio, regà, perché sennò me l'ero giocata benino. Il problema è che m'ha visto lui. Avevo fatto tutto bene fino a mo. C'è la miseria.
provvedere da. Ok, pulito, ce n'è uno. No, più di uno, raga. Mazza. Beviamo dopo. Non scappare! Ora c'è la parte in cui butto i tuoi intestini dal ponne. Come faccio, raga? Cosa ha fatto a Thierry? Ricordo bene le sue urla e quanto sono durate. E per un errore di calcolo. Vuoi scherzare? Credevo avesse fatto la cresta o roba simile. No, ha sbagliato a riportare un 1. Bene. Acceleriamo. Portatelo dentro, presto! Qualcosa non quadra. È morto, signore. Allora gettatelo nel canale di scolo ed entrate. Cacchio. Cacchio, cacchio, cacchio. Cacchio, 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 cacchio. Probabilmente devo provare a salire da sopra, ragazzi. C'ho questa impressione. Le quote aumentano. Non so chi siano i nuovi amici di sua grazia, ma ci spremono peggio di lì. Speriamo di farci. Dove sei? Silenzio. Bravo. Dov'è, ragazzi? Ma io lì come ci arrivo?
Come entro io, ragazzi? Basta così. Andiamo. Oh, quel tipo antirivoluzionario di merda! Non credo. Non riesci a correre più veloce? Paziente del vecchio. Sfigurato da un incendio, famiglia uccisa e lui impazzito. Ti copro le spalle. Cerca di causarle senza ridurre incendio ai nostri. Basta qualche goccia. Sì, sì. No, no, pietà! Dammi il ruolo di tunnel e ti risparmierò la vita. Le catacombe! E nelle catacombe sotto la vecchia chiesa! Latus, mi aspettavo molta più spina dorsale. Cosa dirà il tuo padrone? Dio, Dio aiutami. Clinica, regà, poi. Per moda di. Ok. Sì, sì. Vieni qui, amico, sei le mani. Cucacchio. Cucacchio che venga da te. Bella. 5. Voto 5, ragazzi. Ma anche no. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.